reale ad Senta, aspettare gli invece un eventi. Quindi eventuale questo. governo giallo-rosso con una spruzzatina di Gogoina, non lo so, questo dipende dai contenuti, dipende, di però liberi questa. uguali come lo vedrebbe Ma io ho invece? visto già che il presidente Grasso, diciamo, Ieri si è si è lanciato sbilanciato, no? in. Perché Sì, quindi mi ha meravigliato. Non abbiamo ancora fatto una dicendo, riflessione su no, che questo, è lui, chiaro secondo che. lui c'erano tanti punti in comune, però questa mattina un vostro membro, sempre, Fassina, ha detto: ah no, però insomma a me il governo Ursula, per esempio, non piacerebbe, io non ci starei. Lui ha detto sì, il governo Ursula, sì, neanche a me piacerebbe. Lui ha spostato il discorso anche sull'opportunità di traguardare una manovra piuttosto che un'altra, quindi di contrattare con l'Europa, diciamo, il deficit previsto per il 2020 e quindi di fare una manovra espansiva, a suo dire, quindi potremmo permetterci, evitando anche il taglio dell'IVA, un deficit al 3% e non al 2%, che vorrebbe dire comunque una manovra restrittiva e comunque difficoltà per l'Italia. Questo è il discorso di Fassina e quindi sul 2% diciamo, non lo troveremo. Quindi Ci sono tante perdiamo. valutazioni.